Ragazzi, subito due cose velocissime e poi lascio la parola agli altri. Io sono un ragazzo del terzo anno della Legna, progetto grafico. Prima di me ci sono stati. Aspettate! Prima di me ci sono stati i nostri compagni che hanno proposto le cose, giustamente. Vi vogliamo soltanto spiegare agli altri che non conoscono la Legna perché noi nel nostro piccolo siamo incazzati. Quanti siamo qua della Legna? Quanti siamo? Oltre al professore di prima, chi c'è? Chi vedete? Nessuno. Sapete perché? Perché sono professori a contratto che hanno, per passione o per prestigio, vogliono fare i professori, giustamente, va bene. Non voglio entrare nel merito se è giusto che un corso di laurea si fondi sui professori a contratto, mi sta bene. Ma io voglio sapere se questi professori a contratto, a cui sono stati tra l'altro decurtati del 30% lo stipendio, giustamente loro pensano, oh boh, io un contratto l'ho firmato. Il Politecnico mi dice, mi taglia i fondi dopo che ho firmato questo contratto, io non faccio più lezione. Noi, voi, giustamente, tutti noi ci stiamo preoccupando del nostro futuro, di questa legge. Noi, per colpa di questa legge, ogni giorno, quando andiamo alla Legna, diciamo, speriamo che ci sia lezione. Perché viviamo nel terrore che ogni giorno i nostri professori non facciano lezioni. È inutile bloccare le lezioni se già i professori ce le bloccano. La domanda che vorremmo porre al magnifico rettore, se può ascoltarci cortesemente. No. Ok, noi ci stiamo ponendo una domanda io sono arrivato in assemblea mercoledì scorso chiedendo, ho sentito delle voci di corridoio in cui dicono che possono chiudere i corsi alla Legna, non mi hanno dato risposta, ho iniziato a rompere le scatole perché nessuno mi dava risposta, sono andato a parlare direttamente con i professori che mi hanno dato delle risposte, adesso stiamo cercando delle risposte ufficiali, noi non sappiamo se a gennaio potremo dare gli esami, non sappiamo. Effettivamente, non sappiamo se lunedì ci sarà lezione e nessuno continua a risponderci ancora adesso. E in silenzio.